globale. Capisco che è duce il presidente De Luca, però avu mele. Modestamente. Cercano di te, fatti vedere. Ha fatto 30 km su 350. Io sono sudato, va. Non sono degno di questo presidente, la verità è questa. No, dobbiamo educarlo, però ci stiamo riuscendo piano piano. Dove siamo? Siamo a Trabia. Ma tu sei stato sindaco? Sono stato sindaco qua. Sono stato pure presidente del consiglio comunale. Ma l'ho detto che è una bella testa. Hai capito? È una gran testa. Hai capito? Siamo qua. Che fare l'assessore all'autonomia locale? All'autonomia locale, sì. Che fare? Non ha una faccia bella. La testa io te l'assicuro, io che ce l'ho. Vediamo ora se si decide a scendere in campo. Io come si vede. Siamo qua, noi siamo qua. Sì, non basta essere qua, però. Stiamo a camminare. Dobbiamo camminare, noi corriamo veramente, no. Non camminiamo. Oh, siamo bene. Come i bersaglieri non camminano, corrono. L'appello da Trabia. Ecco. Scrivono Ismaele, caro ragazzo, crescilo bene, minchia come non te canucciano. Porca miseria, va, arrivano i messaggi. Va. Però non ho trovato la granita al limone qua, eh? Ho chiesto ananas con granita al limone. Alla prossima. Ora siamo destinati a Altavilla. Avete sostituito il... Me l'ha detto, e mangiavo la granita per i suoi amici miei. Buongiorno, eccoci a Trabia. Devo dire che ormai ogni giorno che passa si parte qualche quarto d'ora dopo, ma scusatemi, è ovvio che la stanchezza si accumula, ma i pensieri anche di più, perché questo è un momento talmente delicato per quelle che sono decisioni che si fanno prendendo per la formazione intanto delle liste nazionali, che è ovvio che ci tolgono energie, però noi non demordiamo, magari abbiamo sforato qualche ora la partenza, ma la andiamo recuperando. Prima di partire hanno voluto fare un bel controllo, che mi hanno fatto Ismaele, che era da cosa? Da? L'ECG. ECG. E che? Elettrocardiodramma. L'elettrocardiodramma mi hanno fatto, ragazzi. E sei uscito. E dice un cuore non da leone al cubo. Avete capito? Quindi anche questo è il medico. Perché sono preoccupati per la mia stanchezza.
Ma io non sono stanco, non vi preoccupate, non mi stanco. È ovvio che cerchiamo di coniugare quello che è una grande scommessa che abbiamo fatto con adempimenti che in questo momento sono abbastanza pesanti. Vi ho messo nella presentazione della diretta i numeri di riferimento per le candidature della nostra lista De Luca Sindaco d'Italia, Sud chiama Nord. I tempi sono stretti, abbiamo anche bisogno di autenticatori delle firme, perché che hanno fatto ovviamente questi romanacci, questi partiti, hanno calcolato anche quelle che devono essere difficoltà per coloro che non sono né all'interno del Parlamento, e quindi raccogliere le firme, cioè noi dovremo raccogliere entro il 15 d'agosto 40.000 firme, quindi ci stiamo organizzando in tutta Italia per fare questo. Vi immaginate che significa? L'hanno fatta apposta, e questa d'altronde è la democrazia, no? Chi sta dentro studia tutte le soluzioni per fare, non fare fuori, per non far entrare chi li possa mettere in difficoltà sul piano del merito e anche sul piano della storia. Ma noi non ci stiamo assolutamente scoraggiando, ma è ovvio che dobbiamo rivolgerci a tutti voi. Noi abbiamo la necessità di avere la disponibilità di sindaci, di assessori, consiglieri comunali, abbiamo messo la lista di tutto ciò, di tutte le figure contemplate dalla legge per quanto riguarda gli autenticatori, perché per ogni collegio abbiamo bisogno di circa 700-800 firme che vanno autenticate e poi vanno chiesti certificati elettorali. Questa è la norma, piaccia o non piaccia, quindi non abbiamo purtroppo altra soluzione che adeguarci a questo. Perché? Perché ci sono le condizioni, pur se presi dalla gola, di eleggere i nostri parlamentari, i nostri deputati e i nostri senatori. Però per eleggerli bisogna prima presentare le liste. È come quando quel poveretto andava sempre da San Gennaro a chiedere il miracolo per fare 13. A un certo punto a San Gennaro gli sono girate le balle e gli ha detto: io te lo faccio il miracolo. Ma giocala sta cazzo di schedina, perché sennò come te lo devo fare il miracolo? Allora, noi siamo certi che possiamo eleggere i nostri rappresentanti nel Parlamento nazionale, senza quindi accettare il piatto di pasta che c'è stato così, veramente una lasagna era, perché era molto buona, quasi quasi assomigliava alla pasta a forno della mamma di Ismaele, però noi abbiamo detto no, preferiamo la pasta a forno della mamma di Ismaele, non ci sono dubbi, e quindi la nostra ovviamente reazione, come deve essere, così, giusto? Così. Tu mi sfidi, tu mi vuoi ammazzare, bene, io ti sfido e ti cavo l'occhi, chiaro? Perché questo è il tema oggi, tutti cercano di intimorirci, tutti cercano di metterci il bavaglio, in questo momento siamo stati oscurati da tutta la stampa blasonata regionale, è andata a fanculo, tanto noi andiamo avanti lo stesso, oscurati. Non si parla di noi, perché ovviamente noi non facciamo parte della cricca di centrodestra, non facciamo parte della cricca di centrosinistra. Il consenso popolare va crescendo perché siamo persone concrete e perché c'è il deserto dei Tartari. In questo momento la politica che sta facendo, dov'è? In questo momento sta discutendo come dividersi gli strapuntini in Sicilia, in questo momento c'è il pressing sul buon Salvo Pogliese per dimettersi da sindaco di Catania, non perché Catania ha subito un torto dallo Stato, dalla Regione, e quindi per protesta si dimette, no, deve andare a salvarsi il suo culo in un collegio al Senato, Salvo Pogliese, dopo che ha tenuto per un anno in ginocchio la città, e quindi dopo che hai saltato l'appuntamento reale che doveva avere con la città, cioè 3 mesi fa ti dovevi dimettere, come ho fatto io. Io mi sono dimesso il 14 di febbraio e ho affrontato a testa alta la mia comunità, col rischio di non essere compreso. Invece la mia comunità ha capito e ci ha dato fiducia al primo turno. Tu invece ti stai dimostrando politicamente un vigliacco.
perché un sindaco che sfugge dal confronto con la propria comunità è politicamente un vigliacco. E un sindaco che lascia per un anno sospesa la propria comunità e ora la lascia per un altro anno, perché ora sarà nominato un commissario per un altro anno, politicamente è un vigliacco. E io avevo stima di te. Tutto questo perché? Perché è importante liberare quella casella. E ora vi dico qual è il problema. Qua ci sono i ricatti in corso. Luca San Martino, grande campione del salto in lungo da un partito all'altro, eletto nelle file del PD, era mister 35.000 voti, ovviamente era Dio in terra all'interno del PD. Poi se n'è andato con Renzi, poi con la Lega, ora mi pare ancora è con la Lega, però ha detto alla Lega che se candidano Musumeci lui se ne va. Non solo, se non candidano a sindaco di Catania la sua fidanzata, la Sodano, la senatrice Sodano, che non so in quale partito è, perché tanto dopo Boccia che era nel PD e la moglie non mi ricordo come si chiamava, vi ricordate come si chiamava la Nunzia, porca puttana, ma voi vi immaginate a letto Nunzia De Girolamo, Forza d'Italia, e lui del PD. Quando c'erano le campagne elettorali che si faceva? Non si faceva niente, secondo me. Immaginate a letto a fare l'amore uno del PD e uno di Forza Italia, chissà che cosa usciva fuori. Ma d'altronde tutto questo è il grande teatro che ci meritiamo sulle nostre teste, eppure fanno i pidioti da un lato, i forzisti dall'altro. La stessa cosa ora è a Catania. Noi abbiamo Luca San Martino che è nella Lega, non so se la Sudana è ancora nel PD, perché onestamente, ma dico, a letto tutto è concesso, come si suol dire. E il tema ora quale diventa? Perché Pogliese è assediato e lo devono fare dimettere? Perché Luca San Martino gli sta ricattando, gli ha detto io voglio la poltrona di sindaco di Catania, punto. E quindi ad effetto domino, perché i catanesi devono sapere chi sono i personaggi che hanno eletto. E da qui tutto l'effetto domino, ovviamente, per quanto riguarda anche le dimissioni del buon Musumeci. Lui ha chiesto 6 seggi ieri a Giorgia Meloni, lei ha detto no, ovviamente, ma il suo obiettivo è avere 3. Io ho parlato di Formula 3 molti mesi fa, e quindi un seggio per lui, un seggio per Razza e un seggio per Imbavaglio, perché il seggio glielo devo dare per Bava. Guardate che se questo parla, non so come va a finire. Perché Musumeci non si è mai occupato di Pizzini direttamente, mandava sempre il suo segretario particolare, almeno così dice Tafuri, no? L'ex presidente dell'AST, così dico, il direttore dell'AST, non mi è mai venuto qua il buon Musumeci, mandava il suo segretario particolare, quindi bisogna dare un seggio al segretario particolare. Noi siamo ovviamente per tutelare anche i segretari particolari, perché se cominciano a parlare non si sa dove si va a finire. E quindi sono in trattativa, 2 seggi comunque gliel'hanno concessi stanotte, il terzo non glielo vogliono dare. Perché? Perché giustamente gli dicono da Roma, ma è possibile che noi dobbiamo dare un seggio per comprare il silenzio? Cioè per comprare il silenzio? Guardate a che punto siamo arrivati, ragazzi. E giustamente voi dice, ma tanto Berlusconi ne ha dati i seggi per comprare ben altro, ora ci meravigliamo di questo? E no, cari miei, qui ovviamente la presa di posizione è dura. Perché? Perché chi ne ha fatto un vessillo di certe battaglie e chi chiamava i democristiani delinquenti che si nascondevano dietro la gonna puzzolente dell'ADC, è ovvio che oggi gli presentano il conto, non ci sono dubbi. Ed ecco che da questo punto di vista per ora c'è questa discussione in atto. Come andrà a finire lo sapremo in giornata. Noi stasera intanto ci vediamo a Bagheria per il nostro comizio, però la giornata oggi è molto interessante. Verso le 11.30 ci ricollegheremo per il nono comandamento programmatico, e quindi cercate di essere presenti perché ci potrebbero essere delle novità nel frattempo. Va bene, io ora vi lascio perché dobbiamo recuperare il tempo che ci ha fatto perdere Ismaele Lavardera,
il quale è qui che fa sempre conti, vedete? Lui fa sempre conti. Diventavo da questo punto di vista, c'è chi diceva che non capiva un cazzo di politica, guardate, vi assicuro che in pochi mesi non solo ha capito, ma devo stare attento pure io, però sono contento, perché le nuove generazioni che avanzano, se sono nelle condizioni di tenerti testa e di farti anche fuori, è una normale, vedete, conseguenza di quella che deve essere una legge darwiniana. Minchia, stamattina quanto sono disperato, ragazzi, è una selezione naturale, e chi vuole bloccare con artifici e trucchi quella che è una selezione naturale, voi vedete che peggio, da me a lui, ragazzi, un salto incredibile, incredibile. Quindi anche la capacità di lasciare figure migliori, più belle, più simpatiche, ma che cazzo ci volete dire alla bandiera? Intanto su una cosa, siamo sicuri, ma battuto in calcio d'angolo, tutti quanti lo chiedevamo, dicevamo dovevo andare Cateno, invece io mi sono fermato al secondo giorno, lui non si è mai fermato. E gli ho spiegato perché. Latte di capra. Io sono nato e cresciuto con latte di capra. Mamma mia, anziché fare a passo forno, ma a fare, mi devi dare latte di capra. Ormai, ormai mi dispiace, lui invece è cresciuto con gli omogenizzati. Lui capre nella sua vita non ne ha mai guardate, guardare le capre in dialetto significa portare le capre in giro. Magari ci ha avuto a che fare con le capre, ma non le ha mai portate in giro nelle campagne, andargli appresso, saltare. E si dice che se sai passare dove passano le capre, c'hai un senso dell'equilibrio incredibile. Tutte queste cose io le ho fatte, lui no. Mi dispiace, e non le puoi recuperare, quindi devi fare una fatica maggiore. Va bene, ragazzi, vi saluto qua da Trabia, vi salutano tutti, ci colleghiamo alle 11:30 circa. Ok, ci siamo? Per Altavilla quanto ci vuole? 18 chilometri? Non so, ormai siamo abituati a numeri. Però tanto. È un capo. Vabbè. Noi saliamo a piedi, non è quello il problema. L'ape, mi si è innamorata di me quest'ape, ragazzi. È una mattinata che mi vuole baciare. Dammi un bacio e te ne vai, forza. Oh. Almeno l'ave si è innamorata. Non mi mozzica, vuoi darmi un bacio? Può fare la gelosa, va bene. Ok, sì. Possiamo salire, ci siamo? Direzione quella? Allora noi dobbiamo andare dove dobbiamo andare? A Palermo. Ma per andare dove dobbiamo Palermo devi scendere 200 metri e sentire le coniporte sulla statale. E andate verso Palermo. Va bene. Abbiamo tappe prima di Altavilla? San Nicola. Programma di sera San Nicola. San Nicola? Ok. Va bene, allora ci dite voi. Quindi ci fermiamo a San Nicola. E portalo. Vai, ma vedete che dolcezza, ragazzi. C'ho il camper, guarda, vieni qua, gioia, vieni. Dai, dammi sto bacio. Avete fatto inibire anche l'ape. Oh, la cosa bella è questa, che tanti omaggi, tanti gadget, tante belle cose. La Sicilia bella. La Sicilia vera, cari miei. A che ora dovevamo essere ad Altavilla? Alle 9? Alle 8? Alle 7? Da programma? E tutti caddero nel panico. Alle 8? Va bene, avanti, arriviamo alle 9. Stiamo arrivando, ragazzi. Andiamo recuperando, non vi preoccupate, che andiamo recuperando. Ah, 8:30 San Nicola. Allora ci siamo, ragazzi. Qualcuno ha fatto i conti bene.
Qualcuno ha fatto i conti bene, Ismaele, e mi sa che ti puoi ritirare tu. Avanti, dobbiamo salire questo maggio e scappiamo, dai. Oh, vediamo che c'è, che mi ha incuriosito questo omaggio, dai, vediamo, va. Che cos'è? Vediamo che cos'è. Vediamo che cos'è. Vediamo che sta facendo. Ciao. Come ti chiami tu? Giuseppe, che stai facendo, Giuseppe? Guardate. Guardate, guardate, stanno facendo una maglietta, eh? Che cos'è? Uno zainetto addirittura con la Trinacria, guardate, la Sicilia. Cioè, mentre siamo qui in diretta, vedete, a certo punto ci regaliamo, facciamo un omaggio, guardate qua come sta per nascere, guardate, guardate. E questo tra quanti minuti è pronto? 10 minutini? Va bene, guardate qua. Ecco qua, si parte qua dal disegno. Guardate qua. Ecco qui. Bene. Complimenti. Da quanti anni hai? Io ho 22. E da quanti anni è che fai questo lavoro? Circa un anno e mezzo. E ti piace? Ah. Va bene, noi chiudiamo la diretta che dobbiamo, anzi salutiamo il titolare. Allora, che cos'è questa? Questa è un bigamificio giusto. Noi facciamo i capi, questo è il capo, sono tutti dentro, e viene il clerk, oppure l'azienda, e lì andiamo a fare il modo dedicato, lo trovo più hanno di capo, come vedete l'ambiente per... Ma è tradizione di famiglia? No, hai iniziato tu? Questo è il lavoro. Ah. Io e mia moglie. Ah. Anche addirittura. E quando hai iniziato? Iniziamo circa 4 anni fa. Per questo lavoro è da mio, grazie allo Stato che mi ha dato la possibilità di cambiare tantissimo da Raschi, e mi sono comprato una macchina da lì. Una? E hai iniziato da lì? Carino. E tu non sapevi neanche che cos'era un ago? No, assolutamente. Incredibile, ragazzi. Che bello! E vi siete allargati piano piano, nonostante la pandemia. Esattamente. Nella pandemia ho fatto un buon lavoro anche con la serie, cercando di dare più tempo. Che bella storia, vedete? Diciamo, mi sono la dopo. Vedete come si dice, aiutati che Dio ti aiuta. Aiutati che Dio ti aiuta. Si perde il lavoro, dicendo, non perdiamo. Ecco qua. Quindi è iniziato in un magazzino 2 metri per 4, ragazzi. Giusto per entrare, il mio socio entrava la macchinina, la 600. E mi fa, dice, prendi il magazzino e inizia a lavorare. Fai quello che vuoi fare. E da lì mi sono comprato la macchina da ricavo piccolina e ho cercato di imparare il... Ragazzi, aiutati che Dio ti aiuta. Aiutati che Dio ti aiuta. Allora, ecco qua. Allora, e qui quando l'hai aperto, ora? Iniziato, ora quest'anno, ecco qua, LG Ricamificio a Trabia. Onestamente un grande coraggio, un grande coraggio. Complimenti. Auguro a tutti il mio percorso.